Tra le varie opzioni terapeutiche per il trattamento dei pazienti Covid, anche l'eparina gioca un ruolo importante, soprattutto legato a quelle che sono le problematiche di coagulazione e per prevenire il rischio trombotico. Ne parliamo con il professor Landolfi, che saluto, a cui chiedo subito, quali sono le problematiche legate alla coagulazione che state riscontrando nei pazienti Covid? Intanto buongiorno. Quali sono le problematiche? Il tema è stato portato all'attenzione generale da segnalazioni dalla Cina, no? Segnalazioni che ci parlano di un aumento del D-dimero, che è un indicatore della coagulazione intravascolare, nei pazienti come fattore di rischio, predittore di morte, diciamo così, uno dei tanti, insieme all'età, alla presenza di altre malattie, eccetera. E questo ovviamente ha destato un po' di attenzione e poi è seguita una comunicazione, sempre da parte dei cinesi, in cui si è segnalato che i pazienti che avevano ricevuto somministrazione di eparina, che erano stati trattati con eparina e che avevano, diciamo, il D-dimero elevato, di fatto sembravano avere, uno studio, un'osservazione retrospettiva a posteriori, cioè sembravano avere una riduzione della mortalità, cioè sembravano avere un beneficio da questa somministrazione. Intanto dobbiamo fare alcune precisazioni, cioè in merito allo studio. La precisazione è che tutti i pazienti avrebbero dovuto ricevere eparina e loro, diciamo, prendono atto di questo fatto, confessando che non si aspettavano questo, ovviamente nessuno si aspettava questo tipo di patologia. E quindi di fatto quando una persona ha un'infezione respiratoria acuta, e viene ospedalizzato e ha anche un'insufficienza respiratoria e segni di infiammazione, questa persona è ad alto rischio di sviluppare un'attivazione della coagulazione, tant'è vero che in tutti questi pazienti viene raccomandata la somministrazione profilattica di enoxaparina, di eparina a basso peso molecolare. Quindi che tutti i pazienti ospedalizzati per una complicanza da Covid, cioè una malattia respiratoria acuta, devono di fatto, e su questo c'è consenso generale, c'è una precisa raccomandazione che tutti questi pazienti debbano fare enoxaparina. Perché, diciamo, l'eparina a basso peso molecolare in queste situazioni può prevenire una complicazione, che può essere una complicazione minore, cioè una trombosi venosa, una flebite, una trombosi venosa degli arti inferiori, oppure naturalmente la complicanza più importante che è l'embolia polmonare. Quindi partiamo da questo, da questa osservazione e diciamo concordiamo tutti sul fatto che i pazienti ospedalizzati per malattia respiratoria acuta da Covid debbano fare enoxaparina, debbano fare eparina a basso peso molecolare per prevenire, diciamo, la complicazione trombosi venosa o embolia polmonare, in assenza ovviamente di controindicazioni, cioè in assenza di rischio emorragico. Quindi anche in questo caso si tratta di bilanciare rischi e benefici della somministrazione di eparina, però direi che la grande maggioranza dei pazienti ha indicazione per questo tipo di trattamento. Però da questo punto di partenza poi è nata una grande discussione sui possibili benefici dell'eparina, sulla dose di eparina da utilizzare, in quali pazienti e così via. E naturalmente questo si è sviluppato in un clima, diciamo, particolare, che è quello dove le aspettative dei pazienti sono tanti, diciamo, l'emotività ambientale è molto alta. E quindi qualche volta si passa dalla posizione razionale, che è quello di guardare i dati e di ragionare sui dati, ad una posizione emotiva in cui improvvisamente si attribuiscono grandi speranze all'ultima segnalazione, ci sono grandi aspettative e quindi invece cerchiamo di ragionare su questo termine, su questo punto. Cerchiamo di uscire dall'emotività comprensibile, ovviamente certe volte anche nei medici, che così come si prestano con grande, ci prestiamo con grande partecipazione alla nostra
alla nostra missione, tra virgolette, che è la nostra professione, e qualche volta dobbiamo lasciare da parte queste emotività e ragionare freddamente sui dati che ci sono e sulle decisioni che dobbiamo prendere. Sono due posizioni, direi, un po' diverse. Dobbiamo ragionare, e c'è stato un esplicito invito dell'AIFA a ragionare e a dire: le situazioni in cui l'eparina può essere utile sono queste. Ci sono due o tre situazioni diverse. Una è la situazione del paziente che sta a casa, che non ha sintomi o che ha epauci sintomatico, in cui non c'è nessuna ragione particolare per pensare di fare una terapia anticoagulante. Poi c'è il paziente ospedalizzato, in cui può essere indicata la prevenzione. C'è il paziente che va in progressione di malattia, in cui comincia i segni di infiammazione diventano molto importanti, e in cui il paziente può avere crisi respiratorie, fa bisogno di ossigeno elevato, essere quasi sul punto di andare in terapia intensiva, di dover essere ventilato, in cui si può discutere di una doppia dose giornaliera invece che una singola dose giornaliera, o una dose aggiustata in base al peso, quindi una dose intermedia di eparina, o il paziente che poi va in, diciamo, ha bisogno di una ventilazione invasiva, in cui può essere considerata, e normalmente viene considerata, un'anticoagulazione piena. Quindi tutto questo è un giudizio medico, che è una dose di eparina commisurata alla situazione. Però tutto questo mira a ottimizzare i rischi e i benefici, diciamo così, il rapporto rischio-beneficio dell'eparina usato come farmaco anticoagulante. Sempre più è evidente che il virus crea dei danni per la sua azione virale, ma che poi quello che in realtà crea grossi problemi all'organismo è proprio questa che abbiamo chiamato la tempesta citochinica. Quindi da una parte l'infiammazione anche a livello polmonare, dall'altra abbiamo sentito, ci stava dicendo, una sorta di vasculite che si instaura. Quindi è probabilmente anche lì che si deve intervenire. Ma allo stato attuale delle conoscenze, se noi non riusciamo ad avere un antivirale efficace e un vaccino che ci permetta di prevenire l'infezione, mi sembra che la via più importante, più interessante, sia quella di interferire con la risposta infiammatoria. Questa risposta infiammatoria che stiamo, devo dire, imparando a conoscere, no? Sia da un punto di vista di risposta a dosaggio delle citochine, sia da un punto di vista di dati autoptici, e farei riflettere tutti sul fatto che se noi abbiamo bisogno di dati autoptici per capire cosa sta succedendo, questo di per sé dice che noi non sappiamo molto di questa cosiddetta polmonite, perché noi non ci sogneremo mai di fare delle autopsie a una persona che muore di una polmonite comune, perché sappiamo benissimo cosa succede. In questo caso noi sappiamo che a un certo punto una infezione respiratoria banale diventa una polmonite interstiziale, la quale poi, tra l'altro, può evolvere verso una forma cronica di fibrosi, ma nel caso specifico, mettiamo che evolva in maniera acuta, c'è tutto un aspetto radiologico che è piuttosto tipico, il quale aspetto radiologico sembrava, tra virgolette, poi alla fine che portasse il paziente in rianimazione per una cosiddetta ARDS, però ai dati autoptici si dimostrano che ha delle sue caratteristiche peculiari, dove ovviamente si dimostra il fatto che le cellule alveolari sono infiammate, che sono circondate da cellule, da macrofagi, da mastociti, da cosiddette cellule infiammatorie. I vasi, i piccoli vasi polmonari, sono pieni di piastrine e fibrine, poi tornerò su questo tema, e quindi è una forma, sembra proprio una forma vasculitica. Qualche volta può sembrare la malattia del membrane ialine, dove manca del neonato, dove manca il surfattante che tiene aperti gli alveoli. C'è tutta questa
questo aspetto particolare, che è un aspetto infiammatorio e di disturbo, tra virgolette, della funzione di scambio di ossigeno degli alveoli e della microcircolazione polmonare. Adesso che cosa? È chiaro che poi alla fine, quando c'è un'infiammazione di questa entità e così importante, a un certo punto così improvvisa, perché si parla di tempesta citochinica, è come se questa infiammazione a un certo punto raggiungesse un livello soglia per cui diventa veramente, si aggrava improvvisamente, perché questo è quello che accade, certe volte la situazione peggiora nel giro di ore. Quindi c'è un tema, come trattare al meglio la polmonite interstiziale, e l'altro tema, come interferire con la tempesta citochinica che porta al peggioramento improvviso. Quindi questi sono discorsi, anche questi sono un po' diversi, perché si è usata l'idrossiclorochina, no? Che farmaco antireumatico in una prima fase, poi nella evoluzione, quando c'è segnale di peggioramento, si è usato il tocilizumab o altro anti-interleuchina 6, e poi qualche volta, dipendente un po' dai vari centri, l'attitudine dei vari centri, si è provato con il corticosteroide, perché è l'antinfiammatorio per eccellenza, è il corticosteroide. Però ci sono anche dei dati che indicano che l'infiammazione gioca un ruolo importante, perché molte persone in terapia immunosoppressiva, di cui ci saremmo aspettati un'evoluzione particolarmente negativa dell'infezione, di fatto sembrano ammalarsi meno, almeno ammalarsi meno della forma grave. Quindi ci sono tanti elementi che fanno capire che l'infiammazione gioca veramente, o la risposta infiammatoria tra virgolette eccessiva gioca veramente un ruolo importante nell'evoluzione negativa di questo tipo di questa patologia. A fronte di una complessità di infezione, di autoinfiammazione, è possibile capire anche, se state cominciando a intravedere anche, la durata di questa infezione? Il tema è la durata dell'infezione e il ruolo degli anticorpi, no? Perché le persone con patologia importante che vengono ospedalizzati per polmonite interstiziale a un certo punto sviluppano anticorpi verso questa patologia. Questi anticorpi, va bene, alcuni servono per confermare la patologia, altri i neutralizzanti dimostrano che si associano a una riduzione della carica virale. Di questo sappiamo abbastanza. Il tema è che cosa accade nei soggetti che stanno a casa e che hanno, e sono sempre di più, che hanno sintomi respiratori molto lievi, qualche volta sono asintomatici, come sappiamo, i quali sono, lo si dimostra sempre più frequentemente, sono portatori del virus a lungo. Certe volte per 6-7 settimane, qualche volta il virus non viene dimostrato nel tampone e poi ricompare. Adesso è tutto un tema che ha a che vedere ovviamente con la salute pubblica e ha a che vedere naturalmente col ruolo che noi possiamo attribuire agli anticorpi, che noi possiamo dimostrare con varie metodiche per poter dire chi è protetto dalla recidiva. Questo purtroppo è un tema molto più sfumato, perché è direi complesso, perché mentre nel nostro paese stiamo testando varie tipologie di test, altri paesi tipo la Germania hanno fatto una rete coordinata dal Koch Institute per mettere a punto una metodica per rilasciare un patentino. Però alla domanda chi è portatore di anticorpi è sicuramente negativo per il virus, nessuno sa ancora dare una risposta, e ovviamente è un tema di grandissima rilevanza per sapere come dobbiamo comportarci. Ed è un tema, credo, professore, che affronteremo anche nelle prossime settimane, per cui ci riaggiorneremo quando probabilmente dovremo imparare un po' a gestire la fase 2, sia da un punto di vista sanitario, sociale, e quindi a capire anche quando realmente una persona potrà essere considerata guarita, perché questo è un tema molto importante, perché molto spesso
si parla di persone guarite, non dando però il concetto di guarigione. Esattamente, questo direi che è un tema di particolare rilievo. Professore, ringraziamo moltissimo, buon lavoro, buona giornata, a presto. Grazie. Grazie a voi.